Ciao a tutti cari amici, ciao, ben trovati per un incontro musicale perché oggi facciamo un bel viaggio con un protagonista, con un accompagnatore d'eccezione che è DJ Ralph. Ciao Ralph! Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori. Come Grazie stai? mille di aver accettato questo invito. Tutto bene? Io tutto bene, te? Tutto bene, grazie. È un piacere, Davide. Com'è la vita in Umbria? È bella, bella. Io amo molto la mia regione, non la cambierei con niente, anche se viaggio molto, amo molto le città, però. Per mia natura, dopo 3-4 giorni ho voglia di tornare a casa in campagna. È una regione molto Parlando, bella, è molto tranquilla, c'è una bella natura, insomma. E appunto poi, di territori, di città, come? parlando di città, di territori, ecco, te hai cominciato la tua professione dove sei nato a Perugia. Vuoi raccontarci un po' quello che ti ha dato anche la tua città a livello di ispirazioni, se l'hai portato nel DJ set? Cioè, raccontaci un po' il tuo rapporto con appunto con l'Umbria e con Perugia. Allora, diciamo che l'Umbria è un posto, diciamo, molto pregno di musica, per tante ragioni. Insomma, ci sono tante attività importanti di musica classica, poi c'è uno dei festival più importanti del mondo di jazz, che è Umbria Jazz, al quale ho avuto l'onore anche di partecipare come protagonista. E ha avuto anche tantissimo nightclubbing importante, diciamo. Sin dai tempi della New Wave, poi passando al house, insomma, ha avuto dei club importantissimi come Suburbia, Norman il presidente, di cui sono anche stato fondatore, Red Zone, il mio Bella Ciao, insomma, fatto in tre locali diversi, prima all'Urban di Perugia, poi al Cantiere 21 ed ora al Sonora. E ci sono molte cose, il The Circle, molti DJ fantastici, e non li sto a elencare tutti perché ne dimenticherei qualcuno. Per cui diciamo che l'Umbria è un posto che mi ha dato tanto. Lì ci ho fatto le mie prime serate, prima in un clubettino che si chiamava Storyteller, molto bello. Aveva la fortuna di essere frequentato da un pubblico internazionale, perché a Perugia c'è un'università per stranieri di grandissimo valore e ai tempi c'erano studenti un po' di tutto il mondo, insomma, per cui questo mi dava l'opportunità di suonare musica che teoricamente si poteva fare un po' fatica a proporre, e invece avevo un pubblico internazionale, molti studenti, molti umbri appassionati di musica, e lì ci ho fatto il mio primo club, poi ci ho fatto la mia serata house che si chiamava Ultraviolet di lunedì addirittura, ebbe un grande successo. Insomma, e poi, ripeto, c'è il club più importante, uno dei più importanti della mia vita, che è il mio Bella Ciao. Insomma, per cui direi che l'Umbria è veramente un bel posto. Ti ripeto, ancora adesso io tra le serate che mi piace più fare, c'è appunto la mia serata al Sonora, ecco. Sì, insomma, diciamo che siamo fortunati. Poi l'Umbria è ancora adesso un posto che dà molte opportunità per la musica, insomma, ecco. E se fossi nato a Milano o Bologna o tipo a Roma, sarebbe stato lo stesso secondo te, il tuo percorso? Ma io mi piace pensare di sì, diciamo, anche perché poi, diciamo, il mio percorso nazionale, poi internazionale, insomma, è cominciato suonando in questi posti, perché io uno dei primi club nazionali che ho fatto era il Matmos di Milano, con il povero Marco Tini, con DJ come Luca Colombo, Giorgio Matè. Dopodiché fu uno dei miei primi locali, insomma, e mi ha dato, diciamo, un volano importante. Poi io ho cominciato a suonare al Tenax, prima ancora del Tenax ho fatto il Plegin con Andrea Nedda in Santa Maria Novella a Firenze, e anche quello è stato fondamentale. Dopo il Plegin ho cominciato ad avere richieste dall'Ethos Mama Club di Gabice Mare e poi dal Matis di Bologna. Insomma, dal niente, diciamo, mi sono trovato nell'80,
faccio fatica a dirti, eh. Nel 90 mi sembra, in pratica dal niente facevo tre locali importanti come Play Gin di venerdì, il sabato facevo Letos, sostituivo Flavio Vecchi che aveva avuto un incidente ed aprivo le serate a Ricky Montanari e dopodiché facevo una serata di classici. Dopo poco Gianluca Tantini, che era il proprietario, mi chiese di fare una serata di classici al Matis. Per cui direi che sì, mi piace pensare che le cose sarebbero andate nello stesso verso. Poi diciamo che io penso che alla fine è un po' il destino che decide, no? La tua carriera. E a volte comincia in un modo, comincia in un altro. E il destino è anche, diciamo, mi piace pensare anche il talento e anche il forte impegno che ho sempre messo nel mio lavoro e credo che sia fondamentale per fare un lavoro come si deve. E Ralph, io so che anche, cioè, un viaggio in America ti ha comunque dato una spinta, cioè, insomma, ho sentito alcune tue interviste che parli dell'importanza dell'America e del tuo percorso musicale. Beh, sì, a New York è stato illuminante per me. Primo perché diciamo tutti i soldi che avevo li spendevo in dischi, andavo in dei posti pazzeschi come Vinyl Mania o come Rock and Soul, addirittura Rock and Soul mi vendeva i dischi Walter Gibbons, io non lo sapevo e poi quando mi dissero e mi dava i dischi un po' così così, diciamo. Poi qualcuno mi disse, ma sai chi è quel signore? Walter Gibbons, dico Madonna, e allora andai lì e gli dissi: ma scusami, ma tu sei Walter Gibbons? E lui rimase molto stupito perché mi chiese: ma in Italia mi conoscono? E ho detto: ma come? Sei una leggenda per molti, per me compreso. Da quel momento mi riempiva di dischi fantastici, devo dire. Per cui sì, New York, e lì ho ascoltato, diciamo, per la prima volta i DJ miei più amati, insomma. Andavo ad ascoltare Larry Levan a Irving Plaza perché il Paradise Garage aveva appena chiuso. Mi ricordo, andavo ad ascoltare Mark Hammes e andavo ad ascoltare Frankie Knuckles a Roxy. Per cui sì, direi che è stata fondamentale, insomma, quelle volte che sono potuto andare a New York. Appena potevo mettere da parte un po' di soldini me ne andavo lì, insomma, stavo ospite da amici miei a Brooklyn, per cui non spendevo molto, devo dire. E loro avevano, diciamo, l'accesso a molti club fighissimi. Addirittura ascoltai Junior Vasquez nel primo Sound Factory, che era un loft sopra il pop shop di Keith Haring, e lì lui era totalmente diverso da poi è diventato dal punto di vista umano, diciamo, perché quando era a Sound Factory era uno molto scostante, molto divo, ecco, diciamo. Non è che lo critico per questo, ognuno sa. Però il primo Sound Factory era uno che suonava in un tavolo antico degli inizi del Novecento e tu potevi andare là e chiedergli i brani e lui te li metteva, insomma, era molto carino, molto friendly. Secondo te, Larry Levan, come mai è ancora vivo come DJ? Cioè, io ho fatto altre interviste ed è una figura che ancora oggi è rappresentativa. Ma perché è stato uno dei più grandi DJ del pianeta e perché diciamo che una generazione e generazione di DJ si sono in qualche modo ispirati al suo stile. Per me, pochi DJ che ho ascoltato nella mia vita hanno avuto il sopraffino gusto di Larry Levan. Era uno che magari non mixava sempre, a volte faceva più finire il brano e ne metteva un altro, ma ti assicuro che il mixaggio non mancava per niente. E diciamo che una generazione intera di DJ internazionali si sono formati con Larry Levan. Io non voglio essere così presuntuoso, sono uno di questi nel mio piccolo che comunque ha attinto molto a questo grande DJ e anche mi piace ricordare produttore, perché Larry Levan ha remixato e prodotto alcuni dei capolavori della musica
della musica disco e anche house. Lui faceva un misto musicale eccezionale, perché veramente interessante, perché era capace di mettere pezzi house mischiati con pezzi disco, mischiati con pezzi rock, metteva Depeche Mode, metteva New Wave, e tutto era molto armonico, diciamo, ecco. E questa è una caratteristica dei grandi DJ, a mio parere. E Ralph, da quando è iniziata con una curiosità? Ecco, Bob Sinclair qualche tempo fa ha mosso una polemica per quanto riguarda i cellulari in pista. Quindi tu hai diciamo, vissuto le varie generazioni, quindi non c'erano i cellulari, sono arrivati i cellulari, cioè adesso si è arrivati anche a fare video. Ti chiedo se tu respiri ancora ogni tanto le stesse emozioni che respiravi quando hai cominciato a suonare nel tuo periodo iniziale. Nel modo più assoluto sì. Devo dire che io sono abbastanza fortunato, ci sono molti club importanti come appunto Bella Ciao, Titilla, le serate che faccio al Tunnel o Tunnel a Milano, e devo dire che non c'è tutto questo abuso di cellulari, ecco. Vedo che molti se lo mettono in tasca quando ballano. In certi posti, magari dove sono un po' meno abituate, te forse, o anche se lo sono, posti magari. Ho parlato di club ora che hanno una capienza massima di 700-800 persone, massimo 1000. Chiaramente, quando vai in posti che hanno 3, 4, 5.000 persone, sai, è difficile. Insomma, ancora questa cosa dei cellulari. Cioè, io, diciamo, quando posso, invito a evitare di. Però, vabbè, a un certo punto, diciamo, va bene usarlo magari per fare una foto. Io non ho mai rifiutato foto a inizio serata, fine serata, no? Però quando suono, diciamo, ecco, intanto qualcuno me lo chiede, io sono gentile, lo faccio, ma sinceramente quando suono mi piace pensare alla musica. Però insomma, posso capire, ci sono i fan che sono affezionati e vogliono avere un ricordo della serata, diciamo. Io capisco la depressione che ha dimostrato Bob Sinclair, dicendo è un po' frustrante, insomma, una serata in cui sono tutti a pensare al telefonino. Però purtroppo, sai, non è che ci sono dei locali nel mondo, tipo a Berlino, dove il telefonino te lo fanno lasciare in macchina o all'ingresso. Sai, io mi piace pensare che se lo possono anche portare senza tirarlo fuori, perché poi diciamo uno può avere un'emergenza, no? Magari dove chiamare la famiglia, non so, qualcuno che ti chiama per un'emergenza, ci può anche stare, diciamo. Per cui sai, certo, quando sono andato a Berlino i telefoni non c'erano e neanche io potevo usarlo, eh? E non l'ho usato. Infatti io ho delle foto di alcune serate che ho non ho neanche pubblicato, diciamo, mi sembra. Però tipo al Tresor o all'Oppetosso ho fatto foto all'ingresso per fotografare la fila che c'era, mi faceva piacere, ma poi non ho un video, una foto della console, delle serate. Hai vissuto un'altra atmosfera in questo caso? Ma certo, la gente è tutta più focalizzata sulla musica, su di te. Però diciamo che poi non voglio dire che chi usa il telefono per fare qualche foto non sia focalizzato sulla musica alla fine, ecco. Per cui non criminalizzerei, inviterei a usarlo, magari alla fine serata si fa un video, un salutino, una foto. Quando si balla sarebbe meglio, appunto, ballare, basta, divertirsi e dimenticarsi appunto del resto. D'altronde la magia del ballare, della danza e del clubbing sta proprio in questo, no? Quelle 3-4 ore ti concentri su quello, sull'incontrare la gente, sul godere di quanta energia, di quanta sensualità anche esprime la gente che balla, insomma, no? Per cui è anche poter esprimere il proprio modo di essere, no? Alla fine, l'ho detto in tante occasioni, il ballo è
è una necessità primaria dell'uomo, no? L'ho detto in molte interviste. Un bambino, prima di parlare, insomma, se gli metti un po' di musica, balla. Infatti a me colpisce molto il brano di Max Pezzali, Discoteche abbandonate, perché devo dire che è rimasto un po' quel mito, quel fascino, entrarci, io vedo gli Urbex che entrano, fanno foto e video, e quindi ti chiedo cosa ne pensi di questa tendenza, di questa passione che c'è tra tanti ragazzi anche. Per cosa? Per il ballo? Per il Per le club? discoteche abbandonate. Ah, beh, sì, comunque sono posti che hanno rappresentato moltissimo per molti di noi, no? Per cui è normale che ci sia questo affetto, questa. Non voglio dire nostalgia perché la nostalgia è un sentimento che non, diciamo, che non frequento. Sono sempre più orientato a pensare a ciò che verrà nel futuro piuttosto a quello che avvenne nel passato, però questo vale per quelli che l'hanno vissuto, queste discoteche che hanno insomma, questo affetto, no? Però mi accorgo che anche quelli che non hanno potuto conoscerle ne sono interessati e curiosi per una questione proprio di passione, no? Un appassionato di musica e di clubbing è normalmente, anche se giovanissimo, appassionato anche di quello che fu nel passato, no? Ritengo una cosa molto interessante, molto giusta. Tornando all'Italia, ecco, io penso che ci sono state alcune regioni che hanno fatto tendenza, appunto l'Emilia-Romagna con la Riviera Romagnola, il Veneto, la Lombardia, la Campania, cioè ci sono state queste, secondo me, queste anche la Toscana, queste 4-5 regioni in cui sono, diciamo che giravano anche i CD con le registrazioni, cioè c'era stata una bella tendenza, ecco, quindi abbiamo insegnato anche Ibiza in un certo senso, io mi dicevano, insomma, da quello che ho avuto come documentazione, che prima c'era la Riviera Romagnola e poi è arrivata Ibiza. Quindi ti Beh, chiedo come mai certo. ci siamo fatti soffiare, ecco, questo primato, ecco. Ma no, non direi che ce lo siamo fatti soffiare, scusami, si può tagliare o siamo in diretta? Siamo in diretta. Sì. Ah, vabbè, ho detto soffare, volevo dire soffiare, mi perdonerete. E non credo che, insomma, il valore e il fascino della Riviera è rimasto invariato. Diciamo che ci sono stati degli anni, intorno a fine anni 80, inizio anni 90, in cui per varie ragioni c'era anche un certo esodo che arrivava non soltanto da tutta Italia, come c'è ancora adesso, ma anche da altre parti d'Europa per vivere le serate della Riviera, insomma. Direi che in realtà Ibiza, almeno magari per un numero non così enorme come ora, magari per un pubblico più di nicchia, diciamo che Ibiza è cominciato a diventare importante sin dai tempi in cui ebbe questo exploit alla Riviera Romagnola, eccetera, eccetera. Per cui direi che ci sono dei DJ internazionali che avevano la loro serata di semiresidenza di Ibiza già in tempi molto lontani, no? Per cui credo che Ibiza chiaramente per varie ragioni, per il fascino dell'isola, per la quantità di club che ci sono e la quantità pazzesca di DJ che la frequentano, è normale che rappresenti un interesse particolare, no? Però io, diciamo, sono sincero, continuo a riscontrare un grande interesse anche per la Riviera e per i club importanti nazionali italiani, diciamo, ecco. Per quanto riguarda le regioni che sono state fondamentali, direi che sì, quelle che hai nominato sicuramente sì. Però, insomma, io per esempio le prime serate meravigliose l'ho fatta in Salento, per esempio, Guendalina. Ho fatto cose bellissime già da tempi molto lontani in Sicilia e poi anche nelle Marche, insomma, un po' in tutta Italia, diciamo, posso dire che ho già in tempi lontani vissuto delle esperienze meravigliose. Per cui, certo, le regioni che hai nominato, insomma, mi sembra la Campania, Napoli, Milano, la Toscana, insomma,
l'Emilia-Romagna, certo, sono dei punti focali, insomma, però ti ripeto, facevo delle serate meravigliose a Torino in tempi lontani, insieme a Lorenzo RSP, insieme a Spallacci, Max LSP. Insomma, direi che possiamo essere fieri e contenti di quello che facciamo in Italia. E Rafa, raccontaci un po' del Cocoricò, nel senso che, cioè, che l'abbiamo vissuto noi, ma non come te, come DJ, quindi tu hai visto anche i percorsi di evoluzione del locale, quindi ci piacerebbe vedere, raccontarlo da te, insomma, come protagonista, e cosa ha rappresentato per te il Cocoricò e anche cos'è per il Cocoricò all'estero e secondo te ancora oggi per i giovani cosa rappresenta? Ma il Cocoricò è uno dei locali più importanti d'Europa, forse del mondo. Sicuramente uno o dei locali più importanti d'Italia, e non da adesso, non da quando è nato. Per me è stato fondamentale, perché lì è cominciato uno dei momenti più belli della mia vita e mi ha dato una notorietà nazionale e internazionale notevole, perché essere prima resident, poi semi-resident, poi ospite costante di un club come il Cocorico, indubbiamente per chiunque un volano importante. Diciamo che io principalmente ho fatto il titilla già dall'inizio, prima da solo, poi dividendo la serata con altri DJ, con Claudio Di Rocco principalmente, ma anche Marcellino, anche la Federica Baby Doll. E con Claudio all'inizio facevamo niente. eccoci qua, ci senti? Abbiamo perso. Mannaggia. Come devo fare? Ci sei? Perché ti vediamo tutto nero, vediamo qua. Eccoci qua. Io come faccio adesso? Mi sa che devo mandare un messaggio, però ti perdo per non farmi chiamare. Continuiamo, speriamo. Sì. Se non rispondo non succede niente, no? No, esatto. Sì, Ha esatto. chiamato un mio caro amico, purtroppo. Non posso avvisare tutti che sono in diretta. Perdonatemi di questa interruzione. Ma dopo faremo un taglio, quindi sarà come fosse mai successo. Ah, ok. Ah, però siamo in diretta ora. Ah, Sì, sui canali Facebook sì, però sugli altri ok. prossimi, sugli altri social io faccio i tagli. E Va bene. Eravamo parlavamo di rimasti? Cocoricò. Sì, per cui diciamo che all'inizio, poi abbiamo cominciato a fare alternarci due sabati, facciamo 2 sabati al mese. Per uno, perché cominciamo a viaggiare tutti e due, per cui alcuni sabati li facevamo come ospiti in giro. E poi ho fatto alcuni anni, non mi ricordo bene, non mi chiedere gli anni perché non mi ricordo, ho fatto una serata molto bella, importante, da solo in piramide,
mia prima aprivano diversi DJ, uno dei quali Book, che è un DJ pugliese molto bravo, e lì facevano una cosa che si chiamava Magnificent Nox in piramide tutta la notte, e facevamo veramente tanta gente, ed era un esperimento azzardato ma riuscito, perché per una delle prime volte si fece una serata totalmente house. Facevo house tribal, ma non progressivo techno, insomma, o art techno. Per cui fu un bel esperimento, e io poi ho sempre suonato al Cocorico, e tuttora ho delle serate, insomma, adesso non mi ricordo la prossima, mi sembra Capodanno, il 1º gennaio, ma suonerò in piramide alla serata di Capodanno del 1º dell'anno tradizionale del Cocorico. Grazie, tu insomma ti conosciamo anche perché hai collaborato con Jovanotti, insomma sei comunque amico di grandi artisti come Cesare Cremonini, e cioè, non è da tutti i DJ insomma avere questi rapporti, queste collaborazioni. Vuoi raccontarci come nascono? Ma diciamo che nascono da tanto tempo. Lorenzo lo conosco proprio, mi sembra la prima volta che lo conobbi, facevo il Da Da Da, che era veramente in tempi lontani, i primi anni 90. E Cesare anche l'ho conosciuto tanti anni fa. Lui veniva, lo vedevo entrare al Matis che io suonavo, e lui veniva a ballare, per cui ci siamo conosciuti un poco dopo, abbiamo molti amici in comune, e mi lega loro una forte amicizia fraterna, devo dire. Sono persone che stimo prima dal punto di vista personale o contemporaneamente, che da artisti, compositori a musicisti fantastici. Ci stiamo sentendo molto spesso con tutti e due. E con Jovanotti ho anche un collaboratore preziosissimo in comune, che è Fresco, che è il mio programmatore, ingegnere del suono, e lavora anche come programmatore con Lorenzo, e con Lorenzo lavora nei tour insieme in studio insieme a lui, quando in fase compositiva, insomma. E per cui diciamo che abbiamo tante cose in comune, ecco. E anche molti gusti musicali in comune con ambedue, E per cui Ralph, sono dei grandi artisti e dei grandi amici. io ho ascoltato alcuni tuoi DJ set e secondo me sono molti, diciamo, da viaggio. Ecco, io mi se cioè, fai un percorso. Mi sembra, questa è la mia sensazione, che quando ballavo in pista attraversavo le campagne, nel senso, cioè, non lo so, cioè, è stato un percorso di natura, ecco, nel senso, questa è la mia proiezione mentale, quando appunto dovevo ballare un po' DJ set. Era questo il tuo obiettivo? E insomma, come nascono un po' anche la tua scelta delle canzoni, delle musiche? Diciamo che non me lo sono posto in realtà un obiettivo preciso. E ho sempre fatto quello che mi sentivo al momento, e ho seguito il mio istinto principale, sempre cercando di avere sempre un occhio senza condiscendere alla pista, perché comunque tu vinci quando proponi delle cose che piacciono a te, ma che fanno ballare la gente, che la tengono lì, no? Ogni tanto si mettono dei classici, ma non sono necessari. Li metti perché ti dà gusto farlo, non perché servono per riempire e per tenere la gente, per riempire la pista e tenere la gente in pista. Per cui è una cosa che è venuta naturale. Io ho diverse sfaccettature, diciamo, che a volte sono antitetiche, perché a volte, diciamo, metto molte vocal, metto molte cose cantate, che possono anche essere da viaggio, ma diciamo, hanno un effetto magari diverso dal puro viaggio nella pista, no? Sono molto allegre, felici, e insomma, in tempi passati ero più, diciamo,
orientato in questa direzione, e poi comunque ci sono delle serate in cui dipende da come mi sento la serata, di dove mi trovo, e comunque metto molte cose così. Poi c'è la mia altra parte che è molto viaggiosa, no? Mi piacciono pezzi molto lunghi, con sonorità appunto un po' psichedeliche, direi, no? E anche quello fa parte del mio bagaglio culturale, del mio gusto, insomma, ecco. È vero che ho la fortuna che questa onda attecchisca molto sul pubblico, ecco. Per cui sì, diciamo che poi io, ti ripeto, ho anche un progetto che si chiama Soul Trends, dove faccio musica che veniva e viene definita downbeat, metto roba che appartiene al periodo in cui iniziai a fare Soul Trends, cioè veramente inizio anni 90, fine anni 80, la facevo in un club bellissimo, si chiama il Club dei 99, in posti come in serate come Rasa, al Jab di Firenze, al Plegin stesso. E ancora adesso, diciamo, porto avanti questo progetto che mi piace molto, mi interessa molto. Chiaramente è una roba che si fa bene in club da 400, 500, 300 persone. A volte è successo anche di farlo in club più grossi, ma il suo habitat è in club che non hanno una capienza maggiore a 600-700 persone, diciamo. E anche adesso lo porto in giro in club che mi piacciono. Fra un po' lo inizierò a Perugia in un club che si chiama The Circle, e l'ho portato anche a Milano, insomma, negli anni l'ho portato molto volentieri nei locali. E Ralf, tu che sei un DJ che ha girato il mondo, c'è anche spazio per fare i turisti? Nel senso che quando, insomma, so, devi suonare a Napoli, suonare a New York, Londra, cioè riesci a ritagliarti uno spazio per vederti un po' della città, o è sempre un continuo viaggio? Diciamo, in alcuni casi c'è stato. Sì, in alcuni casi c'è stato. A New York sì, mi prendevo, quelle volte che ho suonato mi prendevo dei giorni. A Sydney e Melbourne, dove ho suonato anche poco tempo fa, sono stato 10-15 giorni, per cui mi sono goduto le città. Ho fatto tre serate, una a Melbourne, una a Byron Bay e una a Sydney. E Byron Bay sono stato due giorni perché dovevo tornare a Sydney, ma a Sydney sono stato diversi giorni. È una città, tra l'altro, che amo da morire. L'Australia in genere mi piace molto. Diciamo che a Ibiza dipende, a volte faccio touch and go, anche a Londra sono stato da poco, sono stato due giorni. A volte perché magari dipende che giorno vado, a volte succede che magari vado e il giorno dopo devo suonare in Italia, per cui mi tocca tornare in Europa specialmente. Ibiza, sì, spesso mi sono fermato un po', non sempre. Chiaramente quando posso fermarmi mi dà molto gusto, insomma. Tra l'altro trovo sempre il modo di comprarmi qualche dischetto, specie a Londra, specie nelle città, anche a Sydney sono fatto un salto nel negozio di dischi, quando posso vado sempre. E Ralf, qual è secondo te, appunto tu che hai la possibilità di essere un DJ internazionale, tu vedi delle differenze di affetto, di attenzione nei club da parte dei ragazzi, insomma degli utenti, ecco, dei clienti, delle discoteche, dei locali, cioè, o secondo te c'è tutta una, cioè siamo tutti all'unisono, ecco, quando si parla di divertirsi e ballare la stessa la musica? Ma più o meno sì, più o meno sì. Poi tipo a Berlino ho trovato un affetto, un'attenzione e una voglia di ballare e divertirsi eccezionale. Però direi che più o meno sì, abbiamo c'è una certa costante, diciamo. Per esempio, a detta mia e di molti DJ internazionali, l'Italia è un posto speciale da questo punto di vista. E in Italia alcuni posti ancora più speciali, Napoli, la Riviera, ma un po' tutta l'Italia, diciamo.
Tu sei Veneto, no? Sì. Di Padova, giusto? Padova, Bene. Padova, Padova. Padova, Padova. Beh, in Veneto diciamo che ho riscontrato affetto grandissimo e ho fatto e faccio serate meravigliose, devo dire. Un'altra regione benedetta. C'è qualche DJ che ti piace del Veneto, che hai apprezzato, con cui hai collaborato negli anni? Ma sono DJ che mi piacciono molto, sì. DJ che non sono veneti, ma hanno suonato molto in Veneto, che hanno fatto in Veneto le loro serate, magari alcune serate più importanti. Non vorrei dimenticarli, ma penso a Leo Mas, penso a Gemolotto, penso a Fabrice. Attualmente sono DJ molto, molto forti in Veneto. Bertolt, Derek, non vorrei dimenticarne alcuni, ma insomma io quando suono nei vari locali di Veneto ho sempre gente che suona con me che mi piace molto. In Veneto c'è una grande scena underground, devo dire. Mi perdono coloro dei quali mi sono dimenticate, ma ce ne sono davvero tanti. Ralf, progetti per il futuro? Ma guarda, diciamo che di solito io sono un po' a breve termine, per cui sicuramente continuerò a fare Bella Ciao e Bella Lago d'estate, che sono i club di cui sono anche promoter. Ci saranno alcune novità, probabilmente locali nuovi, prossima estate, dei quali si sta discutendo. Continuo a fare le mie serate al Tunnel a Milano. Ci sono in programma delle belle serate a Napoli con Mind the Gap, Paco e Jenny G. Serate che sono in qualche modo promosse da molta altra gente, tra cui Ciccone, mio caro amico. Anche qui non vorrei dimentirmi, non vorrei dimenticarmi di qualcuno. Ho avuto un lapsus, invece vorrei divertirmi molto, ma mi divertirò molto. Poi sì, ci sono serate un po' in tutta Italia, come sempre, in programma. Una cosa che vorrò fare nel futuro, oltre che i remix che sto facendo, vorrei fare qualche produzione mia, per cui dedicarmi un po' di più di quello che ho fatto finora allo studio e alle produzioni. Se possibile, mi piacerà e spero succeda. E di questo si sta già ragionando e parlando, magari intensificare un po' il mio lavoro, le mie serate a livello internazionale. Questo sarebbe una cosa che amerei molto, diciamo. Ecco. Penso che è una cosa che ogni DJ ama fare, no? Ralf, io l'ultimissima domanda è quello di chiederti qualche consiglio per i giovani e anche meno giovani che vorrebbero, diciamo, fare il DJ, disc jockey come professione, magari non ci sono ancora riusciti. Ma il primo consiglio, quello che do sempre, è di essere molto fedeli a quello che si ama. E cercare appunto di fare in modo che quello che si ama funzioni, ma mantenere costante il proprio gusto e ciò che si ama. E cercare meno possibile di scendere a compromessi dal punto di vista stilistico e musicale, no? Perché se scendi troppo a compromessi e sei troppo accondiscendente con quelli che tu presumi siano i gusti del pubblico, finisci di diventare uno dei tanti, no? Se invece tu riesci a far funzionare quello che ami di più e quello che più ti appartiene, diventi unico, no? Se vogliono te, devono chiamare te. E ripeto, non è sempre molto facile questo, perché magari a volte bisogna avere un po' di pazienza, magari bisogna fare
un po' di gavetta in questo, magari più di quanto dovresti fare se sei un DJ dell'altro tipo, no? Con tutto il rispetto per loro, perché vanno bene anche loro. Io rispetto i DJ, quando sono sinceri con se stessi, rispetto a prescindere. Qualsiasi genere fanno, secondo me, è dignitoso perché il pubblico, diciamo, c'è per tutti, no? E sarebbe molto noioso se fosse il pubblico che ama solo un genere, no? Per cui, ti ripeto, quando i DJ sono appassionati e onesti con se stessi e con il loro pubblico, sono sempre rispettabili per quanto mi riguarda. Ripeto, qualsiasi genere facciate, però fate quello che vi piace. E se potete, abbiate un po' di pazienza, le cose magari hanno bisogno di un po' di tempo. Quando ho cominciato io, i DJ eravamo, ce n'erano non tantissimi in giro per l'Italia, non era un mestiere così diffuso e popolare come ora. Ora chiaramente i DJ sono tantissimi, è ovvio che a volte, insomma, si deve avere un po' di pazienza, insomma, perché abbiamo i DJ giovani, magari hanno anche meno giovani, quando si vanno a affacciare a fare questo mestiere hanno tantissima concorrenza, ma non vuol dire che sia nociva, serve anche a fare il meglio possibile. Alf, io ti ringrazio, spero di sentirti presto in Veneto a Padova. Ti abbraccio tanto, Davide, è stato un grande piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla tua città e niente, speriamo presto, è stato davvero un piacere. Grazie mille. Buona serata, Davide, a presto. Ciao, ciao a Tante tutti. belle cose, Grazie. eh? Ciao Ciao. ciao.